Oggi vi parlerò di un libro che ho letto negli ultimi mesi e che penso finora, anzi ve l'ho già detto nel My Dear Freakout Book Tag, sia il migliore che ho letto nel 2020. Zio Vampiro di Cynthia Di Grant, uscito nel 1993 per Salani. Il titolo è molto fuorviante perché la storia non è assolutamente simpatica come ci vuole far intuire il titolo. Anzi, già dando una scorsa alla trama, cosa che io non ho fatto perché questo libro, se avete visto i miei precedenti video, l'ho preso a braccio, al libraccio. Sappiate che questo è un libro che appena guardi la trama ti risulta comunque molto toccante e misterioso anche. E non è neanche questo il punto focale di questo libro. A me l'effetto sorpresa è quello che ha fatto alzare le stelline di Goodreads principalmente. Caroline è una ragazzina, un'adolescente, che ha una vita pressoché normale, vive con la sua gemella Gioia, con suo fratello Rich, due genitori e suo zio Toddy. A scuola, comunque, ci sono i momenti in cui va peggio a scuola. E si trova ad essere tra le due gemelle, quella più taciturna, quella più negativa, ed è ossessionata, ma proprio ossessionata, dal fatto che suo zio Toddy sia in realtà un vampiro, e da qui appunto il titolo Zio Vampiro. Fin da piccola lei ha la convinzione che questo zio le risucchi le energie, le risucchi il sangue, che le lasci i segni, esattamente come un vampiro qualunque dalla tradizione di Anne Rice, o banalmente di Twilight per i più giovani. Piano piano, durante la storia, Caroline prende consapevolezza del problema che in realtà affligge la sua famiglia, che tutto riconduce appunto a suo zio Toddy, ma nulla è come lei si aspetta, anzi. La sua vita verrà sconvolta nel momento in cui lei stessa riuscirà a parlare del suo problema, del problema che affligge appunto la sua famiglia, e da qui verranno fuori appunto tutte le conseguenze del caso. Caroline fa molto affidamento anche sulla sorella maggiore, che si è trasferita appena possibile al college e che le offre ospitalità. Anche in alcuni casi, come se avesse sempre saputo che c'era un problema che affliggeva le due gemelle, Caroline e Gioia. La protagonista vera è Caroline, ma parliamo anche di Gioia, ovviamente, che invece è la sua antitesi, è quella che ottiene l'approvazione di tutta la famiglia, quella sempre sorridente, sempre positiva, che dà meno importanza ai problemi che per Caroline sono importantissime da affrontare, pensando invece alle cose che deve fare per sentirsi approvata appunto in quanto adolescente. Questo romanzetto ha come tema centrale sicuramente la violenza domestica, inteso come incesto, inteso come traumi infantili, inteso come cose di cui si parla ancora troppo poco. Se pensiamo quanto scalpore faccia un singolo caso al TG, pensate se ogni volta dovessero parlarne. È difficile parlarne comunque, non è un tema scontato, ecco, non è una cosa stereotipata del quale tutti possiamo parlare. Sappiamo che è una cosa molto brutta, ma ognuno la vive a modo suo e il modo in cui la vive la nostra protagonista è davvero interessante perché tu vedi una correlazione tra l'immagine di una bambina nei confronti di questo problema e l'immagine che ne ha invece un adolescente. In comune hanno questa cosa di proiettare una figura mitologica notoriamente aggressiva, notoriamente subdola, affascinante, su una persona adulta, comunque di fiducia, di famiglia, che abusa di te, del quale tu in un certo senso non puoi fare a meno di crogiolarti in questo problema perché non sai come risolverlo e quindi cerchi di sopperire a una cosa negativa montandoci su tanta positività, pensando ad altre cose, cosa che Caroline fa molta fatica a fare più avanza con l'età perché è sempre più consapevole di quello che le succede. E mi piace moltissimo il modo in cui è narrata la sua storia in questo romanzetto. Un titolo come Zio Vampiro sicuramente non può fare altro che indurti a pensare che questo libro sia un gioco, un romanzetto simpatico. Il senso agghiacciante è proprio quello che si è voluto dare una connotazione simpatica dagli occhi della nostra protagonista, che comunque è giovane e inesperta sul problema, a una cosa che in realtà è veramente crudele ed è una delle cose più brutte che possano capitare a un adolescente. L'analisi della violenza da parte di una vittima è sicuramente una cosa agghiacciante che è difficile da affrontare, soprattutto se non sei stato parte del problema. Ti puoi essere compassionevole, puoi cercare di empatizzare con la protagonista, ma finché non la vivi è davvero difficile entrarci. Eppure con questo romanzo riesci a entrarci con fatica perché, ripeto, è un'esperienza talmente agghiacciante e brutta che finché non la vivi non lo puoi sapere cosa si prova, ma vi assicuro che tra queste pochissime pagine c'è tutto quello di cui avete bisogno per empatizzare con il problema.
e ti fa capire davvero questa visione del problema attraverso gli occhi della vittima, da quando è piccola fino all'adolescenza. Ti fa comprendere davvero la gravità, soprattutto di questo problema, di quanto tante volte venga appunto ignorato questo problema per qualcosa di più importante, ma davanti a problemi di questo tipo questo diventa la priorità. Usciamo un po' dalla tragicità del problema. È interessantissimo vedere come appunto la protagonista trasforma il problema per renderlo a sé più fruibile e più comprensibile, ecco. Perché trovi tantissime analogie e magari ti fa anche ragionare sul personaggio del vampiro in sé. Nella letteratura in generale, ti fa fare dei paragoni e poi è interessantissimo come fino alla metà del libro cominci a credere veramente che parli di soprannaturale questa storia, che parli di effettivamente di un vampiro che si trova in casa con questa famiglia. La violenza nell'infanzia rispetto alla violenza nell'adolescenza è un paragone che comunque vediamo attraverso questa storia, perché vediamo chiaramente una storia nel presente nel quale Caroline è adolescente, ma vediamo spesso anche un ricordo della stessa nei confronti delle violenze subite da questo vampiro, ecco appunto. Nell'infanzia è chiaramente ancora peggio perché comunque non sai quello che ti sta succedendo ed è per questo che nasce questa proiezione di cui stavo parlando poco fa. Più prendi consapevolezza da adolescente, più hai bisogno quasi di proiettare la cosa su qualcosa di soprannaturale per poterti spiegare come mai una persona così vicina a te, così affettuosa con te, debba comportarsi in maniera così violenta, sia psicologicamente che fisicamente. Ed è davvero interessante vedere questa cosa, questo cambiamento proprio a livello mentale della protagonista, delle protagoniste, perché anche comunque Gioia è coinvolta nella situazione, noi vediamo tutto attraverso gli occhi di Caroline, ma anche Gioia è coinvolta in questa vicenda di violenza e vi sorprenderà capire quanto sia coinvolta anche Gioia, per quanto la stessa percepisce il problema come una cosa superficiale, irrilevante, di cui può fare a meno, parlarne, può tranquillamente subire questa cosa senza darle troppa importanza, anche perché l'adolescente preferita non è sicuramente Gioia, ma è Caroline in questo caso, mentre Gioia è la preferita da parte di tutti, perché semplicemente conforma all'idea di adolescente che la famiglia vuole per le gemelle. Come ho detto prima, è un problema che purtroppo, nonostante sia stereotipato e agghiacci tutti, se ne parla veramente troppo poco e purtroppo sono cose che succedono ancora. La cosa peggiore di questi problemi, che sia anche la violenza su una donna, la violenza in generale da persona a persona, sia il fatto di parlarne. Ci hanno dato in natura questa possibilità di dialogare, di parlare dei nostri problemi e di svuotarci in un certo senso, di liberarci del loro peso. E ci sono delle figure professionali, quali gli psicologi, psichiatri, che in base alla gravità del problema possono aiutarti. E per fortuna queste figure professionali sono anche all'interno di scuole elementari, ci sono psicologi specializzati in questi problemi o in generale specializzati nelle fasce d'età più giovani, quindi l'infanzia, l'adolescenza, la preadolescenza anche, che forse è la peggiore tra tutte le fasce d'età perché è quella via di mezzo nel quale è difficile approcciarsi con un ragazzino di 11-12 anni, in quanto è appena uscito dall'infanzia, quindi per alcuni tratti il suo carattere è ancora infantile, mentre dall'altra parte ha questo desiderio di spaziare perché si sente grande e sta diventando un adolescente. Sanno come affrontare i problemi e come aiutarti a denunciare. Sottolineiamo tutti insieme questa parola importantissima, denunciare. C'è troppa gente ancora che vive nel silenzio, pensando di essere solo un micropuntino nella popolazione mondiale e quindi non merita, non è in dovere di parlare dei propri problemi quando ci sono problemi che globalmente sono più grandi. Questo è un problema che globalmente è grande. E adesso scusate se accendo i toni, però penso che questo è l'unica cosa, questo tipo di problema, la violenza da persona a persona, sia l'unico problema che ancora ci rende troppo uguali agli animali e anche peggio, e anche peggio. È l'unico problema di cui vale la pena di parlare e di denunciare, di fare giustizia. Nella società in generale, perché finché ci sarà questo problema, finché si discrimineranno da persona a persona, finché ci si sentirà in dovere, è agghiacciante questa cosa, di fare violenza ad un'altra persona per un qualsivoglia motivo personale,
noi non saremo mai veramente degli esseri umani. Penso di fermarmi qua perché sennò mi girano. Ad ogni modo, la cosa più importante in questi casi è appunto parlarne con qualcuno che sia un familiare, e se i familiari non ti capiscono, come nella nostra storia, cercare una figura professionale, farsi aiutare, non pensare di poter risolvere questo problema da soli, perché è molto difficile uscirne, soprattutto quando sei in netta minoranza, quando sei l'unica persona che si accorge che c'è un problema. Devi cercare comunque qualcuno con cui parlarne, qualcuno che ti possa comprendere, che ti possa soprattutto aiutare. Questo, credetemi, è un libro. Se non siete troppo sensibili, se non siete di quelle persone che hanno paura ad affrontare questo tipo di problemi, questo libro ve lo consiglio tantissimo, ma in generale io questo libro lo consiglio a tutti perché, oltre ad essere molto scorrevole e a farti entrare appieno in questa storia, che uno può anche banalmente prendere così com'è, senza per forza addentrarsi in ragionamenti nei confronti del problema che viene affrontato qua, è un libro molto bello, scritto bene, trova le parole giuste per parlare di un problema che purtroppo accomuna tante persone. È giusto leggere libri del genere, o comunque magari non questo, magari libri comunque che parlino dello stesso tema. È uno dei mezzi, il libro, con il quale noi ci approcciamo meglio ad alcuni problemi della società, e credo che sia un'ottima via questo libro per almeno cominciare. Tra l'altro è un libro veramente corto, saranno 117 pagine. Io l'ho letto in giornata, l'ho iniziato la mattina e l'ho finito nel pomeriggio, tra l'altro in piena quarantena, quindi in un momento in cui non avevo neanche troppa voglia di leggere, quindi anche a chi non legge è consigliato, davvero consigliato, cominciate da questo, non fatevi fuorviare dal titolo, ma se anche vi capitasse di acquistarlo come ho fatto io, completamente alla cieca, va benissimo. Se avete altri libri da consigliarmi che parlino dello stesso tema o comunque simili a questo, consigliatemeli qua sotto nei commenti, e se avete letto ovviamente questo libro, fatemi sapere che ne pensate, se siete d'accordo con il mio punto di vista. Oppure possiamo anche discutere sulla tematica centrale di questo libro. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like di supporto, e se pensate che questo libro possa interessare qualcuno dei vostri amici, condividetelo con loro su tutti i vostri social. Se vi piace questo video, questo format, questo canale e tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Vi risponderò sempre molto volentieri. Il prossimo video sarà il 15 luglio con la nostra challenge mensile, e l'ho già girata e ragazzi, imbarazzante, vi dico solo imbarazzante. Invece la prossima Books Review sarà il 27 luglio. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione e ciao!